Viaggio ai confini del mondo, anzi più in là, un viaggio ai confini del mare. Lontano da Tortuga, lontano da quei tagliagole della sua giurma, lontano dalla sua perla, lontano da ogni buon filibustiere. Il nostro capitano cercava un tesoro che non era d'oro o d'argento, armato solo di una bufala impazzita e di una barba malconcia. Oggetti, tra l'altro, per cui chiunque avrebbe volentieri ucciso, torturato, legato, lo faccio di le altre fatiche attività che abitualmente compie. Io ne so che il mare per via. Per favore, ci segua. Ma... In sala è vietato mangiare frutta. Ah, era ora, eh.